Eccoci qua, Double Trouble. Questo progetto che è nato come un duo esattamente 10 anni fa, stiamo festeggiando il nostro decennale. Io, Zibba, una chitarra e le canzoni di Marley in giro per le piazze, per i localini, per i bar. Abbiamo trovato questo punto di incontro in questo nostro percorso, già iniziato per lui prima di me, poi ci siamo incrociati al Giubambu di Savona una sera, è stato il mio primo produttore della band che avevo fondato alle superiori, gli Easy Skankers, ci produsse uno dei primi demo. Trovandoci un giorno a viaggiare in furgone nei nostri discorsi da viaggio, ci è venuta l'idea di provare a coinvolgere colui che sicuramente, senza ombra di dubbio, era il più alto rappresentante della musica reggae in Italia, Bunna degli Africa Unite. Quindi l'abbiamo detto, l'abbiamo buttata lì un po' per scherzo, per gioco, ma in realtà poi l'idea Bunna piacque. Il nostro primo lavoro è stato appunto Double Trouble. Nel 2011 abbiamo fatto un'operazione che abbiamo chiamato un disco in un giorno soltanto, ovvero Zibba in studio ha fatto tutte le basi, così come dal vivo, in studio, sul momento. Abbiamo pensato che fosse carino anche includere un brano inedito, quindi ci siamo messi a scrivere a 6 mani, ed è nato il singolo Double Trouble prima e Cenere poi. Io sono molto, molto contento, molto onorato intanto di avere la possibilità di esibirmi, di fare musica, fare chilometri, parole, esperienze. Queste persone e artisti che sono meravigliosi. Poi devo dire che mi ha arricchito veramente tanto, anche solo che parlare di musica con loro, ognuno porta un bagaglio personale di fatto, di esperienze, di ascolti, quindi è sempre bello confrontarsi insieme a loro. La mia visione è meno romantica, in realtà quando eravamo in duo nel 2009 giravamo soltanto a suonare per pochissimi soldi in bar dove ci obbligavano a bere le birre, quelle in sconto. E una sera, mentre stavamo andando a fare una serata in Liguria, di quelle che non nessuno avrebbe voluto fare in spiaggia, tipo al compleanno di una tipa, a cantare io e te Bob Marley, abbiamo detto: ma perché non chiamiamo Bunna e proviamo a alzare un pochino l'asticella, il livello? E ti abbiamo scritto proprio prima di andare a fare il sound, cioè che alla fine della galleria avevi risposto: ma sì, dai, parliamo. E fortunatamente è arrivato lo zio Bunna a salvarci e a portare tanti soldi nelle nostre vite. A parte gli scherzi, Double Trouble è un progetto che tante volte ci ha regalato momenti fantastici, perché dall'amore per Bob Marley e dalla voglia di suonare insieme è nata un'amicizia a tre che dura ormai da tanti anni e che, oltre a fare canzoni insieme, a portarci giri insieme, insomma rappresenta per tutti quanti un po' un punto d'appoggio quando si ha bisogno, sia musicalmente che moralmente. Siamo amici, siamo vicini e questa cosa è molto bella. Sì. Quando mi è stato chiesto se mi andava di partecipare a questo progetto, chiaramente non ci ho pensato un minuto, nel senso che ho deciso molto, molto prima. Hai detto c'è una band di squattrinate. Esatto. No, ma nel senso che chiaramente gli ennesimi marchettari che voglio. Chiaramente Marley è una cosa, insomma, che mi è sempre piaciuta molto, quindi come si dice, far parte di questo combo che voleva portare avanti, fare un po' un tributo a questo personaggio e alla sua musica, è una cosa che mi piaceva. Con senno di poi sono fatto veramente la cosa giusta, perché sono delle persone stupende sia come musicisti che a livello umano, e quindi è una cosa assolutamente molto importante, nel senso che condividere del tempo e della musica con loro è una cosa che mi è servita molto e mi ha fatto per certi versi anche crescere, vedere delle cose che magari prima, insomma, non ci badavo troppo. Fatto restare umile. One love. Resto umile tu. Tu sai, esatto. Che cos'è? Resto umile.